cantiere si era appena svegliato quando all'improvviso un enorme boato ha rimesso tutto a tacere. I vigili del fuoco adesso parlano di un crollo importante di uno dei piloni principali. Il solaio di cemento di un prefabbricato è crollato sulla testa degli operai senza lasciare scampo. L'ennesima tragedia sul lavoro è accaduta questa mattina poco prima delle 9 in via Giovanni Filippo Mariti, nella periferia nord di Firenze. Sono 8 le persone rimaste sepolte dalla polvere. Ad annunciarlo sui social per primo è il presidente della regione toscana, Eugenio Giani. Arrivato sul posto, poco dopo, insieme al pubblico ministero e al questore. Almeno uno, il corpo estratto senza vita dalle macerie, 3 invece quelli trasportati d'urgenza agli ospedali della città. Sono in gravi condizioni, dicono, dal 118. All'appello mancano ancora 3 persone, i soccorritori non smettono di scavare per portarle di nuovo alla luce.